quali sono invece le implicazioni fiscali, come vengono tassati i proventi da staking di cripto. Ebbene, in Italia lo staking, nonostante sia un fenomeno diverso sotto il profilo finanziario, sotto il profilo fiscale è tendenzialmente assimilato a quello del mining. Facciamo attenzione che quello che vi sto dicendo non è scritto né nel legislatore fiscale né all'interno di nessun documento di prassi o giurisprudenza, quindi è un'interpretazione che tendenzialmente il fisco italiano adotta nei confronti di questi fenomeni reddituali, ma non è scritto da nessuna parte, quindi le cose potrebbero cambiare. Ma ad oggi comunque anche lo staking, così come il mining, è tassato in Italia. I proventi che ne derivano, fondamentalmente, se sono proventi ottenuti occasionalmente come persona fisica, vanno a finire nei redditi diversi, con una tassazione IRPEF crescente fino al 43%, per cui facciamo attenzione anche al quantitativo di questi di proventi da staking, perché potrebbe non valerne la pena. Se ti è piaciuto il video, clicca like e seguimi per altri contenuti su TikTok.